Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air, da Red Canzian. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un Giacomo Casanova assolutamente stravolto da questo incubo notturno dove gli erano apparsi tutti i personaggi peggiori, dall'inquisitore a Zago, addirittura al fantasma di Zaguri che lui aveva colpito in duello e ucciso. E ci siamo lasciati dicendo che Giacomo aveva bisogno di uscire, di prendere aria, di incontrare qualcuno. C'era un luogo dove Giacomo Casanova era solito rifugiarsi quando doveva leccarsi le ferite della vita, ed era la zona di Campo San Polo, dove c'erano i bordelli veneziani. E per accedere a questo luogo c'era un ponte, chiamato il Ponte delle Tette, in quanto all'epoca le prostitute, o meglio le cortigiane, come venivano chiamate all'epoca, esponevano la loro merce migliore dalle finestre che davano sul ponte per attirare gli avventori all'interno di Campo San Polo, dove appunto c'erano svariati bordelli. Giacomo conosceva quasi tutte le prostitute veneziane dell'epoca, ma ce n'era una in particolare che gli piaceva tantissimo. Era Elena da Padova, soprannominata anche Caigo, perché in veneziano Caigo vuol dire nebbia, in quanto quando arrivava lei tutte le altre sparivano, come quando scende la nebbia e non vediamo più i bordi delle strade. E quindi Giacomo, per uscire da questo incubo, va verso il Ponte delle Tette, verso Campo San Polo, verso la zona dei bordelli. E qui incontra tutti i suoi amici festaioli e tutte le ragazze che era abituato a incontrare e a frequentare, ma qualcosa sta cambiando in Giacomo. Lui è realmente innamorato di Francesca, tanto che nonostante loro li cantino «Siamo la tua vera gente, lo sai, devi stare con noi, qui fra di noi, qui sempre qui insieme a noi», perché era quella la sua consuetudine, lui sale sul ponte e dice «Amici miei, non ho gioie da spendere, resto da solo perché il mio cuore è allo stremo», e canta alle ragazze. Stremo, amiche mie, non ho luci da accendere. Sono triste perché non rido, perché non brindo, perché... E nonostante Elena da Padova li ricordi quante volte ha aggiustato le sue ferite, Giacomo, puoi consolarti fra i miei seni candidi. Giacomo dichiara il suo amore assoluto per Francesca. Amo Francesca. Cortigiane e avventori si stringono intorno a Giacomo cercando di coinvolgerlo in queste feste, in questi baccanali dove era solito ritrovarsi, ma lui è realmente lontano da questi momenti. E nel finale, un finale quasi da operetta, assistiamo a un momento di grandissima tenerezza da parte di Elena da Padova, che canta «Come vorrei fosse mio», perché si accorge, e mentre lui risponde «mi manca tutto di lei», pensando a Francesca, Elena ribadisce «come vorrei essere io al posto di Francesca». Ecco l'amore cos'è, ti porta via, ti trascina nel vento, tra gioia e pianto, tra desiderio e follia. Ed è un intreccio, perché sono parole che vanno bene per lui che è innamorato, per Elena che vorrebbe l'amore, per Francesca che chissà dov'è, ma probabilmente anche lei sta pensando a Casanova. Come vorrei fosse mio, mi manca tutto di lei. Come vorrei essere io, mi manca lei. E non ho né un sorriso per me, né un sorriso per voi. Ecco l'amore cos'è. Questo momento, questa canzone, è realmente lo spartiacque nella storia
di Giacomo Casanova che vi stiamo raccontando, perché realmente si accorge che il suo passato, turbolento e godurioso, è lontanissimo dalla sua realtà. Da qui in poi troveremo un Giacomo Casanova innamorato e addirittura spaventato dell'amore, spaventato di non poter offrire tutto quello che vorrebbe alla giovane Francesca. Ma questa è una storia che comincerò a raccontarvi dalla prossima puntata.